Oggetti per lo più da collezione, piccole opere d'arte capaci di riassumere in pochi millimetri i momenti più importanti di un pontificato, monete e francobolli emessi dall'ufficio filatelico e numismatico vaticano sono ormai per antica tradizione messaggeri ed interpreti del carattere, dei gesti e del magistero dei papi. A quasi un anno di distanza dalla sua elezione, anche Papa Francesco è stato accompagnato da diverse coniazioni di monete ed emissioni filateliche. Il suo volto assorto in preghiera e qui riprodotto sulla moneta commemorativa in argento realizzata in occasione dell'inizio del suo pontificato. Il suo sorriso, ormai noto al mondo intero, è invece impresso su quella emessa per celebrare la 46esima giornata mondiale della pace. Un'attività, quella del collezionismo di monete e francobolli vaticani, in continuo aumento, sollecitata anche dalla popolarità e dalle doti comunicative di Papa Francesco, come ci conferma Mauro Olivieri, direttore dell'ufficio filatelico e numismatico della Città del Vaticano. I francobolli e le monete vaticane sono sempre molto collezionate, anche col precedente pontificato l'interesse è stata sempre alta, però indubbiamente Papa Francesco ha un grande appeal, un grande impatto sui fedeli, sulle persone comuni, quindi indubbiamente la ricerca di materiale che abbia la sua immagine, francobolli, monete, è aumentata sicuramente. Il 2013 si è chiuso con l'emissione dell'ultima opera realizzata dallo scultore Guido Veroi, scomparso nel gennaio dello scorso anno. Al volto di Papa Francesco corrisponde nel rovescio di questa moneta in oro la rappresentazione della virtù teologale della speranza. Grande è l'attesa fra i collezionisti per la monetazione divisionale in euro e per l'imminente uscita della medaglia in argento e in bronzo per la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, di cui possiamo ammirare il disegno preparatorio. Abbiamo deciso di dedicare comunque due monete a questi papi. Sono le due monete che vanno all'interno dell'astuccio proof, cosiddetto, quindi della confezione delle monete lustrate, diciamo a fondo specchio, e le due monete centrali, una da 20 euro d'argento e una da 50 euro d'oro, saranno dedicate rispettivamente la 20 euro a Giovanni XXIII e la 50 euro a Giovanni Paolo II. Però le tirature di queste due tipologie di monete inserite in questi astucci sono necessariamente basse e quindi abbiamo deciso di dedicare a loro una medaglia. Due versioni, una medaglia in bronzo e in argento che li raffigura tutte e due insieme di profilo, uno con la mitria ed uno addirittura con la tiara pontificia che è stato l'ultimo papa a indossarla, Giovanni XXIII, ed è una bellissima medaglia alla quale vogliamo dare invece la massima divulgazione e consentire a tutti quanti di acquistarla.